Allora, come avete visto, la prima operazione che andremo a fare per questo tutorial è ricoprire la nostra pallina da 22 cm di circonferenza. Per velocizzare i tempi, per rivestire una qualsiasi pallina in polistirolo, ho fatto un tutorial a parte. E quindi in questo modo alleggeriamo i tutorial perché il rivestimento della palla è sempre lo stesso, cambierà solamente il colore. Quindi se volete vedere come ricoprire una qualsiasi pallina in amigurumi, vi lascio il tutorial qui sopra nelle schede informative o sotto nell'info box. Inoltre, come avete visto sempre dalla lista di materiali, andremo ad utilizzare questi occhietti di sicurezza. Io voglio andare a provare questi qua azzurri che mi piacciono davvero troppo. Questo kit io l'ho acquistato su Amazon, feci anche un video in cui vi consigliavo questo kit e devo dire che sono assolutamente molto soddisfatto. Se vi interessa, magari vi lascio il link sotto nell'info box. Pensate che tutto questo kit di occhietti è costato solamente 9,99 euro, quindi ve lo consiglio assolutamente. Quindi adesso partiamo con il tutorial e con il filato giallo faremo 6 maglie basse nell'anello magico. Terminato il giro, adesso nel prossimo andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano, quindi lavoriamo le 6 maglie basse che abbiamo appena fatto. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 9 maglie basse. Terminato questo giro di aumenti, andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano. Lavorato il giro di maglie come si presentano, adesso andremo a fare due maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo faremo una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare due maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 24 maglie basse. Adesso abbiamo 24 maglie basse, per i prossimi 4 giri lavoreremo le maglie come si presentano. Bene, adesso terminati i giri, nel prossimo andremo a lavorare due maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine per un totale di 12 maglie basse. Terminato questo giro, possiamo fare una maglia bassissima nella prossima maglia e tagliamo il filo. Bene, ho terminato il mio primo raggio di sole, ho anche imbottito la lavorazione e di questi pezzi ne dovremo fare in totale 7. Una cosa che voglio dirvi è che magari in base alla vostra mano, quindi se avete una mano più larga o una mano più stretta, potrete avere bisogno di meno o più raggi di sole. Quindi magari fatene una alla volta e iniziate a cucirli, così vi renderete conto di quanti ne avete bisogno. Per il mio, con la mia mano, ne ho utilizzati 7. Per il naso andremo a fare 3 catenelle, dopodiché ne facciamo un'aggiuntiva e andiamo a fare nelle prime 3 catenelle un aumento. Quindi un aumento nella prima, un aumento nella seconda e un aumento nell'ultima. Terminati i 3 aumenti, adesso in quest'ultima catenella andiamo a fare un altro aumento, quindi altre 2 maglie basse. Dopodiché andremo a fare altri 2 aumenti nelle successive 2 costine. A questo punto, solo la lavorazione, avremo 12 maglie basse. Adesso, nel prossimo giro, andremo a fare una maglia bassa e un aumento fino alla fine per un totale di 18 maglie basse. Bene, quindi terminato questo giro, per i prossimi 3 giri lavoreremo le maglie come si presentano. Fatti i 3 giri di maglie come si presentano, adesso procediamo con la chiusura. Quindi nel prossimo andremo a fare una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine per un totale di 12 maglie basse. Ottenute le 12 maglie basse, andremo ad imbottire la lavorazione, dopodiché faremo 6 diminuzioni consecutive e con un ago chiuderemo il buchino che ci rimane. Bene, quindi abbiamo finito anche l'asino e adesso andremo a fare gli occhi e le palpebre.
Per fare le palpebre, con il filato giallo facciamo 3 catenelle, dopodiché saltiamo la prima, andiamo nella seconda e facciamo 2 maglie basse. Nella prossima andremo a fare altre 2 maglie basse. Adesso una catenella, rigiriamo il lavoro e andiamo a fare nella prima maglia un aumento. Dopodiché andremo a lavorare 2 maglie basse e nell'ultima maglia andremo a fare un altro aumento. Adesso facciamo una catenella, ribaltiamo il lavoro. Nella prima maglia di nuovo andremo a fare un aumento. Dopodiché lavoriamo maglie come si presentano e nell'ultima andremo a fare un altro aumento. Adesso andiamo a fare una catenella, ribaltiamo il lavoro. E andiamo a lavorare un giro di maglie come si presentano. Bene, arrivati a questo punto dobbiamo andare a lavorare maglie basse attorno a tutta la lavorazione. Quindi in questo modo, facendo una maglia bassa in ogni buchino che mi ritrovo, vado a ricoprire tutta la lavorazione. Ricoperta tutta la lavorazione con maglie basse, chiudiamo con una maglia bassissima. Bene, abbiamo finito a questo punto la prima palpebra e andremo a fare subito un altro uguale. Adesso andremo a fare la parte bianca degli occhi. Quindi con il filato bianco avviamo 6 maglie basse nell'anello magico. Dopodiché stringiamo il filo. E nel prossimo giro andiamo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Finito questo giro di aumenti, andremo a lavorare nel prossimo giro un giro di maglie come si presentano. Bene, ho finito il mio primo occhio e ho chiuso con una maglia bassissima nella prossima maglia. Allo stesso modo ne andremo a fare un altro uguale. Bene, adesso abbiamo tutti i pezzi che ci servono, io ancora devo realizzare tutti i petali, adesso li andremo a fare, dopodiché andremo a montare tutta la nostra pallina.